Ciao, siamo qui con Nico. Porco Dio. Un altro Nico. Quello vero però è questo qua senza capelli. Vi dice lui che risulta fatto al regionale di Nerviano. Sono arrivato qua convinto di dire oh, spacco i culi. La prima partita è stata un meme perché dico vabbè dai vediamo il meta, Infernoid. Figa. Ed eri al tavolo 2 la prima partita. Ero al tavolo 3 la prima partita, allora faccio vabbè giochiamo, va bene, vince al dado, mi fa partire primo qua, c'è qualcosa che non va. E niente, praticamente faccio bene tutto, mi fa imagination, io dico molto bene, partita bene la giornata. E prima la pareggio, la seconda la vinco, la terza la vinco, la quarta la vinco, tutto il resto pareggio. Mettiamo un bel undefeated su questo profile, cosa ho portato via? Ragazzi, faccio vedere subito la lista che siamo già rotti il cazzo, è pieno di spicy tech, le faccio commentare da Christian. Allora, immortale. Wow, che spicy. Monoper, ci sono troppe entrap in questo formato di merda, si becca sempre un entrap in questo formato di merda e se la pesco non è una carta con cui puoi partire. Tre Rino, forniscono molta stabilità e il segreto è fare prima special il via, poi fare normal Rino, loro dicono va bene e sto facendo Dante velocissimo altrimenti ho perso. Poi, tre Graf, fortissimi, niente da dire, qua molto standard. Tre Cir, perché se parti di Cir hai la combo con Gravity, se nel caso, dato che giravano anche delle ogre, non so, ti tirano ogre sull'effetto di Dante, capitato, puoi rebornare Dante. Ma Cir è quello di Gomorra? Ciro. Poi c'era lui e poi tre di loro. Devi massimizzare i BA, infatti, che cazzo fai? Gli altri BA c'è qualcosa di assurdo. Due Farfan e bastano due, ho provato con tre, fanno cagare, Monolimic ci sta, Barbar, immenso Barbar. Demolire. Hai i botti, c'è mai vinto i botti? Porco Dio. Ragazzi. Poi faccio Alice, bellissimo, Calca, mi sono trovato bene, Spicy Tech, scommessa colore, questa, Dragic. A che cazzo serve Dragic? Ragazzi, cosa è successo? C'è stato un momento in cui ho millato Dragic e ho dovuto fare Dante, quindi ho incimato Graf di Dragic e l'ho millato di Dante. Pazzesco. Non ho capito un cazzo. Si speciala ed in cima una carta BA. Se va al cimitero, fa cagare. Però è americano, è bello. Però è americano. Brick del mazzo, ho provato a giocare modi Dralander. Non mi è mai salita. Ma io te l'ho vista pescare come ultima carta. Esatto, infatti era l'ultima carta per quella. Poi Mono Snow, vabbè, ci sta. Ho provato Mono Black Jack, mi sono trovato veramente bene. Giocando le barrier di side, avevi comunque sempre l'occasione di poterla nel caso incimare se non la vedevi subito ed era un'interruzione forte nel turno dell'oppo. Dichiaravo sempre fusione per DPL. E questi qua erano i mostri. Ma poi staccavi il mazzo e te la pescavi? Porco Dio, non ho vinto uno per Jotobas. Carta del capitano. No! E poi allora, Mono Foolish, vabbè, è sinonimo di BA, è fortissima anche, vabbè, contro DPL non lo sto a spiegare. Ho aumentato tantissimo la stabilità del mazzo. Mono Desire, non è un peso, giochiamo tutta 3 per, non c'è problema. Mono Allure perché altri. Solo per quello. Tre di queste non, il meta non, cioè non ci sono tante persone che giocano queste. Belle comunque, tedesche. Ho paura di falce, ragazzi. Il mazzo perdere se prende come falce. Non ci sono molte persone che la giocano. Sì, però nel senso no. Preferisco l'entro perché non giocavo l'entro. Trap molto poche rispetto alla versione normale. Tre strike sono fortissime. Belli tutti diversi. Tre impermanence, ringrazio il buon Stefano. Servivano e vabbè da secondo aiutavano. Tre Fiend Griffing sempre per stabilità. Carta più forte di BA. Nel senso rimischia di PE, rimischia un po' tutto. Poi ragazzi Spicy Tech dovevo giocare a 40 carte. Allora, Allora, come ben leggete nel testo, perché questa carta, come ben sapete, non è mai stata modificata. Praticamente tributi un mostro all'oscurità di 1000 o inferiore. E la faccia, spacchi tutti i 1500 più controllati dell'op e controlli quelli che peschi. Allora, c'è stato un piccolo diverbio a un certo punto, perché uno mi ha chiesto appunto se era straforte come carta. In effetti questa carta qua è un'errata, però io non la conosco. Allora, il reparto entrap non l'ho giocata, ragazzi, perché mentre gli altri bricavano con le entrap, io no, e facevo Zeus. Semplicemente? Io non so così. Poi, due Dante immortali. Mono Downer perché è d'archetipo. Mono Beatrice perché la gente ancora me la spacca. Mono Zeus perché è americano e ne basta soltanto una dell'armatura di Dante, come dice il buon Sandri. Poi dopo, Gravity Controller perché c'è la combo. Poi dopo, mascherina per la combo. Non l'ho mai calato, ma se capitava di partire primo con Eldritch e questo qua magari mi faceva 7-5. Cherubini, vabbè, genera degli OTK a cazzo. L'ho calato 0 volte, ogni volta che c'era un DPE, non lo so, non lo calavo mai. Ci chiudi, senza problemi. Vai si testa il turno perché giocavamo Snow e Desire. Sto coso qua praticamente ti diventa un 8000 a caso. C'è la gente che magari paga 1000 di Cosmic, tu li cali questo, quanto è? Boh, sarà 9000, 8000 diretti. E poi raga, all'inizio l'avevo tolto perché non lo calavo mai. L'ho calato 3 volte in questo merda di regionale. Il Dante gay. Saluto ancora Francesco. Ragazzi, cioè nel senso, questa carta qua è troppo forte. C'è stato un momento in cui avevo giù Bea, questo qua fa Cerbero. E io tipo ho detto, sì Dio cane, ce la posso calare. Sai dal volissimo, proprio poi non vi rompo più le palle ragazzi. 3 troll, non mi sono mai serviti purtroppo. Dissidavo sempre altro, li vorrei un po' cambiare. La carta test del torneo non lo sa nessuno, me l'hanno chiesto tutti. Questo caso qua lo puoi mandare di Rino perché devo. Rishuffolavi di PE, li mandavi Rino, li mandavi questa magari a mid game contro Sworsoli e tutto quanto. Loro la leggevano e te la concedevano perché è fortissima. Vabbè, mi sono piaciute. E loro? C'era Zeus e puliva.
contro la merda che c'era, contro un po' la merda che c'era, anche se non l'ho mai pescata, però comunque una buona figurina. Chi te l'ha data alla fine? Stefano. E vabbè, questa contro Flander, la loro trappola FTK di merda, contro Eldritch, però ho beccato un Eldritch e vabbè, mi ha scoppiato, sti cazzi. Un saluto a una ragazza con Eldritch. E poi vabbè, la trappola che nel caso... Ma aveva la fica. Aveva la fica. La barrier non la giocherei, cioè la giocherei ancora. Però sono le tette che fanno più il viso, vero? Sì, hai ragione. Infatti io faccio un sacco di... E se le fa le visuali. E vabbè, comunque questo è attento, non è tetti. Cheat. Raga, che vi devo dire? Mazzo, vabbè, ha girato come al solito, ci sta, non è assolutamente così. Però è il mio mazzo, cioè uno dei miei mazzi preferiti, il mio mazzo preferito. Finché si può giocare, finché Bea uno si può fare. E... Be undefeated, guys, montatelo che vi divertite. Cazzo.